Per la cura e la rieducazione al lavoro dei mutilati e degli invalidi, sorse a Modena nel Foro Boario un centro di cura all'avanguardia. Motore dell'istituzione furono Mario e Pio Donati. Mario era considerato il miglior chirurgo tra le due guerre in Italia. Quando lo sollevammo dalla barella, lo liberammo dalle bende e dalle fasce. Gli togliemmo di dosso quella gran coperta scura che ricopre sul campo ogni barella. Potemmo conoscere la sua sventura irreparabile. Era senza mani e senza occhi. Io non ricordo un mutilato che rassomigliasse a questo. Quando agitava i suoi monconi e portava in alto e davanti a sé quelle due braccia senza mani per afferrare l'irraggiungibile, noi tremavamo di stupore e di disperazione.